Amici di TV Violar, buongiorno a tutti e bentrovati dal Foro Italico, dove ancora siamo in trasferta. E io sono qui con il grandissimo Alfredino, che è venuto a visionare talenti per poterne finalmente affrontare qualche giocatore decente oggi pomeriggio, invece di quelle solite pippe di Pietrosanto e di Anelli. Non ho trovato nulla di meglio per oggi pomeriggio, però come però aspetta, no, perché io là vedo un giocatore in maglia nera, vediamo se riesco a ingrandire. È un giocatore che ci dicono bravino, che si sta allenando, può essere un candidato. Il mio manager ha parlato col suo e probabilmente domani riusciamo a fare una partitella. Ah, domani partitella, ok. Si chiama Taylor Fritz. È un buon giocatore, no? Discreto. Insomma, è un buon sparring partner, sì, no? Sì. Senti, allora vogliamo dire, noi abbiamo preso questo ground oggi, questa mattina, domenica, bellissimo il contesto. È fantastico se solo si riuscisse anche a vedere un po' di tennis, no? Sì, nel senso che noi siamo qui, ma non possiamo vedere partite al grandstand né al centrale, dove non ci è permesso perché siamo Feccia, che ha pagato solo 47 euro di ground. Sì, per fortuna ce l'hanno regalati, ma sì, esatto. No, c'è da dire che ci sarebbe il Pietrangeli, dove però per poter assistere al tennis del Pietrangeli bisogna essere alti almeno 4-5 metri e fare una fila di 25 minuti al sole. Minimo, sì, almeno sì. 25 minuti al sole. Quindi chi sopravvive ed è una giraffa ha la possibilità di assistere a qualche scambio sul Pietrangeli. Per il resto, a parte qui Taylor Fritz si sta allenando per affrontare Alfredino prossimamente, abbiamo un po' di riscaldamenti. Qui c'è Coco Gauff e naturalmente 1.800.000 spettatori che sono entrati qui al Foro Italico fondamentalmente per poter acquistare una pizza con la mortadella a 8 euro. 8 euro, 8 euro. Un caffè 2,20, io ancora non sono riuscito a bere. 2,20, così non, poco? No. Sì, forse non mi va neanche. Ma dov'è il caffè? Lo sto cercando. Stiamo cercando un caffè. E vogliamo parlare anche dell'ottima organizzazione per quanto riguarda il deposito bagagli. Sì, a dir poco imbarazzante, una fila infinita e quando tocca a te ci sono solo due persone che ti accolgono nel sottotribuna della piscina, un piccolo ambiente dove 40.000 persone lasciano il proprio trolley, del resto oggi è domenica, quindi molta gente magari è venuta per il weekend, ha fatto check out in albergo la mattina, adesso il trolley o se lo mangia o lo lascia sotto la scalinata. Alfredino è venuto con il borsone, perché da una parte sperava di poter giocare, ma anche se per il centrale è occupato dalla Saccari. Sì. Dall'altra io gli ho detto almeno entra dall'entrata giocatori, ma lui è molto modesto e non vuole farsi riconoscere, per cui è entrato come tutti noi umani comuni mortali e però gli è toccato depositare nel deposito bagagli. Senti, vabbè, quindi vogliamo dire una organizzazione eccezionale, sempre meglio ogni anno, e finalmente una federazione che non è attenta alla VIP pecunia, ma è solo interessata al benessere dei propri soci. Un'associazione sportiva. Un'associazione filantropica di beneficenza che è qui a farci pagare 47 euro per vedere l'allenamento di Taylor Fritz. Vabbè, dai, insomma, l'unica cosa che c'è ci di peggio, poteva metterci sotto il camion il pullman della Lazio, ecco. Perché non vogliamo, raccontare in concomitanza raccontare. C'è anche il match della Lazio. Io ho la fortuna di abitare qui a veramente un chilometro da qua e stamattina sono uscito di casa in macchina sperando di parcheggiarla qui per poi proseguire verso il Via Larne nel pomeriggio dove mi attende Pietro Santovic. Sono tornato a casa, l'ho rimessa in garage perché era neanche mangiandomela sarei riuscito a parcheggiare, quindi per cui una domenica di grande organizzazione. Grazie a Lazio Empoli. Lazio Empoli, a chi ha organizzato la partita al giorno, al mezzogiorno invece che alle 21 quando il tennis non c'è. E comunque qui l'unica cosa che ci consola è il pubblico, devo dire. Se vogliamo, ecco, fare una domanda a due a caso che abbiamo qui, per esempio. Abbiamo la mamma di Sinner. La mamma di Sinner, scusi. Fräulein. Buongiorno a tutti. Frau Sinner. Peccato che era impegnato oggi il mio bambino. È impegnato. Non è potuto venire. Quindi tu vieni qui a guardare altri giocatori per poi gli fai un resoconto. A rendermi conto che lui è sempre più bravo. È sempre più bravo di tutti. Sì. Ok. Complimenti. Cuore di mamma. Complimenti, sai. Al pupo. Speriamo che l'anno prossimo i biglietti ce li porti la mamma di Sinner, così almeno non facciamo ma questo. Certamente. Grazie signora, molto molto gentile. Noi facciamo affidamento sulla sua nota proverbiale cortesia alto tesina. Va bene, allora Alfredino, niente, allora possiamo dire che come sempre brilla l'organizzazione a Roma, sia per quanto riguarda il calcio che il tennis, che hanno fatto di tutto per dimostrare che la capacità non è una qualità richiesta in certe situazioni. Va bene, allora noi comunque, Alfredino, prima di salutare gli amici di TV Violar, dobbiamo dire che
Oggi pomeriggio ci sarà una sorpresa, per cui restiamo sintonizzati su TV Violar, perché non vogliamo anticiparvi nulla, ma c'è qualcosa di molto molto interessante in programma. Io e Fredino vi diamo appuntamento a più tardi, sempre che riusciamo a emergere da questa bolgia infernale, riusciamo magari a vedere 3 o 4 scambi di qualche giocatore anche di millesima posizione in ATP, e diamo appuntamento al vero grande tennis quest'oggi pomeriggio, dove in attesa di affrontare Taylor Fritz, Alfredino quest'oggi si scalderà con Adrianole e Pietro Santovic. Per il momento è tutto. A presto. Dal Foro Italico un saluto a tutti, ci piacerebbe anche vedere qualcosa che non siano solo questi meravigliosi pini, ma insomma sappiamo accontentarci. Per il momento è tutto e arrivederci, a più tardi.